saluto a tutti e benvenuti nel canale Casa della Fantasia. Oggi vi vorrei presentare l'ultimo modello di penna 3D della Scribbler. È una versione V3. Innanzitutto andiamo a vedere cosa vi arriverà a casa dopo l'acquisto. Allora, andiamo ad aprire il pacco. Eccoci qua, come potete vedere è incollato per bene. Ed eccoci qua il nostro pacco aperto. Come potete vedere, qua troverete un libretto di istruzioni che si presenta in questo modo. Vedete la descrizione della vostra penna e inoltre abbiamo dei filamenti che sono di 3 colori e come potete osservare è un filamento PLA. Dopo troverete anche un alimentatore che è un alimentatore con la presa americana. Quindi necessita di un adattatore come questo, dove andremo ad inserirlo. Comunque questo adattatore è facilmente reperibile in commercio. E la nostra penna che si presenta in questo modo. Posso dirvi che è una penna veramente leggera, pesa circa all'intorno di 50 grammi. Ovviamente potete scegliere, come possiamo vedere qua della scatola, potete scegliere il colore che più vi piace. I colori che sono attualmente disponibili sono 8. Inoltre nel sito troverete anche le versioni V1 e V2. Allora, questa penna utilizza principalmente due tipi di filamenti. Questo è un PLA, quello che viene fornito anche con la nostra penna, e l'ABS. Entrambi sono dei materiali polimeri termoplastici. Cosa posso dirvi? Che la differenza tra PLA e ABS è che PLA è un derivato da fonti rinnovabili e di origini vegetali. Difatti, per la produzione viene utilizzato sia il mais, barbabietolo da zucchero o anche il grano, mentre per l'ABS è un materiale di origine sintetica. Inoltre, PLA fonde a delle temperature minori rispetto a quello dell'ABS e rilascia anche un odore leggermente zuccherino, mentre l'ABS ha un odore classico di quella di plastica riscaldata. Allora, nel sito ufficiale, che vi metto in descrizione oltre alla penna, potrete acquistare anche i filamenti di vari colori e materiali, che si presentano in questo modo. Adesso non ci resta che accendere la nostra meravigliosa penna 3D. Ed ecco qua la nostra penna 3D accesa. Come potete osservare, sul nostro LCD viene visualizzato il tipo del materiale usato e anche la temperatura. Se dobbiamo cambiare il materiale che dobbiamo usarlo sia PLA o ABS, non facciamo altro che schiacciare questi due bottoni insieme. In questo modo viene cambiato il tipo del materiale che andremo a usare. Riguardo alla temperatura, abbiamo questi due bottoni che possiamo diminuire la temperatura in questo modo o se no aumentare la temperatura. Cambiamo di nuovo su PLA. I bottoni che sono sotto serve per far passare il filo a tirarlo verso la punta della nostra penna. Schiacciando la freccia che va verso la punta, il filo scorrerà dentro, quindi arriverà verso la punta. Inoltre questi bottoni qua sulla parte superiore servono anche per regolare la velocità di cui passa il filo
Quindi se noi andiamo a schiacciare questo pulsante che va verso la punta, come potete vedere, qua aumenta la nostra velocità. Come potete osservare, in questo caso ha 6 velocità. Per diminuire la velocità non faccio altro che schiacciare l'altro bottone. In questo modo regolo sempre la velocità che desideriamo. Ed eccoci qua alla fine di questo video. Io vi ringrazio per la visione, vi aspetto nei prossimi video tutorial dove andremo a vedere come si inserisce il filamento e cosa posso creare con questa meravigliosa penna che trasforma le vostre idee in magnifiche creazioni. Se il video vi è piaciuto, commentate e mettete un bel mi piace. Io vi invito a condividere il link del video anche con i vostri cari amici o amiche. Vi ringrazio nuovamente e vi aspetto nel prossimo video tutorial. Ciao ciao!